Trentino si sta preparando ad accogliere la 91esima adunata degli Alpini a maggio 2018. Un appuntamento importante definito anche l'adunata della conciliazione per l'alto valore simbolico dell'evento. Ricorrerà infatti il centenario della fine della Grande Guerra e con essa l'annessione di Trento e Trieste all'Italia. I giovani sono veramente consapevoli di quanto terribile sia una guerra? No, assolutamente. Noi vediamo e ci rendiamo conto anche girando per le scuole, perché abbiamo delle iniziative in cui andiamo a toccare gli allievi sia delle medie che della quarta e quinta elementare, e ci rendiamo conto di quanto poco sanno su questo, quel terribile avvenimento. Vedono forse, soprattutto i più piccoli, vedono la guerra come quasi un videogioco. 37 minuti d'aereo per un cacciatornado. Tra le numerose iniziative di commemorazione si inserisce anche il Teatro Civile, progettato ed attuato dall'Associazione Docenti Senza Frontiere, con la collaborazione della Sezione Alpini di Trento, l'Assessorato alla Cooperazione e Solidarietà Internazionale della Provincia Autonoma di Trento, la SAT, l'Associazione Priedor e Trentino con i Balcani. Verrà portato sulla scena, in 19 teatri dislocati in tutte le località del Trentino, lo spettacolo La scelta e tu cosa avresti fatto, degli attori professionisti Mara e Marco, giunto ormai alla 618esima replica in tutta Europa. Marco, il fine dei vostri spettacoli è quello di non dimenticare l'orrore della guerra. Qual è il valore della memoria? Per noi la memoria è fondamentale, tutti i nostri spettacoli cercano di fare memoria, sono assolutamente convinto che solo ricordando il passato possiamo interpretare il nostro presente e riuscire a fare, diciamo, scelte consapevoli, ecco. Solo quando guardi a quello che è avvenuto anche nel nostro presente più prossimo, ecco, automaticamente riesci a essere un reale cittadino, un membro, ecco, della comunità, capace di scelte che abbiano valore, ecco. Questo è il motivo per cui cerchiamo sempre di ricordare quello che è stato. Si tacciavano casa per casa e uccidevano chiunque trovassero. Vecchi, bambini, invalidi, non risparmiavano nessuno. La gente non faceva in tempo a scappare. Uccidevano tutti i musulmani che incontravano. Le storie vere, nonché drammatiche, raccontate sul palco, non trattano eventi che fanno riferimento alla Prima Guerra Mondiale, bensì raccontano la tragedia del conflitto nell'ex Jugoslavia, che tra il 1991 e il 1995 ha insanguinato i vicinissimi Balcani. In fondo le guerre, nella loro tragicità, si assomigliano tutte e portano con sé morte, miseria e devastazione. La guerra civile jugoslava, ispirata al principio della pulizia etnica, cioè allo sterminio degli avversari, è stata tra le più sanguinose e disumane. Milioni di persone sono state uccise e orrendamente mutilate. Milioni di donne sono state stuprate e violentate. Migliaia sono stati deportati in campi di concentramento. A milioni hanno dovuto abbandonare le proprie case. Se nella Grande Guerra, su 100 morti, 10 erano civili e 90 militari, nei Balcani si arriva ad avere la più alta percentuale di vittime civili, 95 su 100. Qual è il valore aggiunto del teatro? Beh, penso per riuscire a forzare un attimo di più il valore aggiunto, cercare di rendersi conto gli avvenimenti che ci sono stati riportati a parole e da persone magari professioniste come in questo caso, quindi questa sera sicuramente è un valore aggiunto, perché fanno sentire l'atrocità della guerra. E piuttosto io faccio precipitare l'autobus nel fiume, meglio farli morire così che lasciarli nelle vostre mani. E allora il soldato è salito a bordo. Ricordare è un dovere e Docenti Senza Frontiere, insieme ai partner dell'iniziativa, crede che il teatro, una delle più alte forme d'arte, sia lo strumento che può avvicinare ragazzi e adulti, nonni e nipoti, per risvegliare l'emozione della bellezza della memoria. La memoria è un valore che disegna una società più umana, quando il dolore della follia resta vivo, quando la mano dell'uomo viene fermata dalla pietà della coscienza. E un piccolo invito che vi consiglio caldamente di seguire, YouTube, in mezzo a tanti video che ci fanno sorridere, digitate 11 giugno 1995.